Buon pomeriggio, oggi è sabato ed è il 5 gennaio del 2019 e ieri abbiamo parlato del Salmo 103. Vorrei trattare ancora qualcosa da questo meraviglioso salmo che ispira così tante persone lungo e che ha ispirato così tante persone lungo i secoli e i millenni. E in maniera particolare il Salmo 103 al versetto 5 dove dice: Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come un'aquila. Non so quanti sanno cosa significhi in realtà che egli ci fa ringiovanire come l'aquila. C'è una esperienza straordinaria che l'aquila fa, arrivato a un certo punto della sua esistenza. Le aquile di regola vivono tra i 20 e i 30 anni. Arriva il momento in cui l'aquila deve decidere qualcosa di importante. O morire o continuare a vivere. C'è un processo molto particolare che accade quando succede questo, perché l'aquila che decide di vivere o di continuare a vivere è un'aquila che si ritira nelle sue grotte, nelle sue caverne lì sopra le vette dei monti. L'aquila comincia a strapparsi tutte le penne ad una, tutte le penne dal corpo, con un dolore lancinante. E poi arriva il momento in cui deve raschiare le sue unghie sulle pareti e sul terreno fino a rovinarsele, a disintegrarle letteralmente. La terza cosa che fa in maniera particolare è quella di sbattere il becco contro le pareti della roccia, a ridurre questo uccello, questo animale straordinario, glorioso, ad un qualcosa di molto peggio di un pollo spennato, qualcosa di indescrivibile, qualcosa che in realtà è difficile da vedere. Questo permette all'aquila di rimettere delle penne molto più belle, molto più resistenti e di far crescere di nuovo le sue unghie molto più affilate, molto più acute e il suo becco cresce in maniera più forte, con più resistenza, un po' più lungo, con una punta ancora più micidiale. E questo è il modo come l'aquila ringiovanisce. Non tutte le aquile fanno questo, non tutte le aquile hanno questo, tra virgolette, questo coraggio, perché è qualcosa di molto particolare, è un processo che dura alcuni mesi e queste aquile che passano attraverso questa muta, questo cambiamento, questa trasformazione radicale, in realtà tornano ad essere aquile, ma sono totalmente nuove e quando escono dal loro buco, quando escono dalla loro grotta, dalla loro piccola caverna, in realtà è come se fossero appena nati, come se avessero ricevuto anni indietro, come se avessero viaggiato nel tempo, insomma. Hanno un piumaggio molto più bello, piume più lunghe, più lucide, che permetteranno all'aquila di andare più in alto, di sopportare delle tempeste che prima non poteva sopportare, delle unghie che le permetteranno di cacciare in maniera ancora più dettagliata, in maniera così più mirata, e con un becco che riuscirà a smembrare la sua preda in pochi secondi. Ed è questo quello che intende la scrittura, il Salmo 103, quando dice: Egli ti fa ringiovanire come l'aquila. È un processo molto particolare, è un processo in cui credo ognuno di noi deve passare, deve decidere se morire o se passare un po' di tempo al chiuso per rinnovare le piume, per rinnovare le unghie, per rinnovare il becco. Il desiderio di Dio è che nessuno di noi si lasci andare alle cose che accadono nella vita o che le circostanze attorno a noi possano sopraffarci. Il suo desiderio è che ognuno di noi possa scegliere realmente di fare una decisione importante, una decisione coraggiosa. Questo è un nuovo anno, siamo all'inizio del nuovo anno ed è una scelta importante che ognuno di noi deve fare. Devi rinnovare le tue piume, devi rinnovare le tue unghie, devi rinnovare il tuo becco per poter andare più in alto, per poter resistere contro tempeste più micidiali e per avere la
capacità di scendere in picchiata, afferrare la preda e smembrarla per poter dare da mangiare ai tuoi piccoli. Chiaramente è un linguaggio metaforico, sono delle immagini metaforiche per noi, chiaramente, ma che ci rivelano qualcosa di importante. Dio desidera portarci attraverso un cambiamento radicale nella nostra vita, e questo viene attraverso delle scelte coraggiose, questo viene attraverso delle scelte radicali, determinate, che possono essere determinanti per la nostra vita, ci possono portare ad un livello maggiore, ci possono portare e ci possono far entrare lì dove Dio ha deciso. E la Bibbia dice: molti sono i chiamati, Gesù l'ha detto, molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Gesù non stava descrivendo una casta privilegiata di persone, ma l'elezione semplicemente è la risposta alla chiamata. Molti sono i chiamati, ma pochi rispondono alla chiamata. Rispondere alla chiamata chiaramente ha un prezzo, ha un costo. Rispondere alla chiamata ti porta a fare delle decisioni molto importanti e radicali nella tua vita. E rispondere alla chiamata, entrare nell'elezione, significa che dovrai passare momenti di solitudine, momenti in cui tutti diranno: ma che fine ha fatto, ma dove è andata a finire? Momenti in cui gli altri magari ti giudicheranno, perché vedranno la situazione nella quale tu ti trovi quando ti sei tolta tutte le penne, ti sei distrutta e disintegrata le unghie, hai massacrato il becco contro la parete rocciosa. Ma non ha importanza quello che gli altri pensano di te, è importante quello che Dio ha stabilito, quello che Lui dice, quello che Lui pensa di te. Ed è questo il motivo per il quale sto facendo questo video. Voglio che sia un incoraggiamento per la tua vita, per poter riprenderti la vita letteralmente che Dio ha stabilito per te, la tua vita in mano, e poter rispondere alla chiamata, entrare nell'elezione e vedere tutte le promesse e tutte quelle parole profetiche che Dio ha stabilito per la tua vita realizzarsi e adempiersi nella tua vita, nel nome di Gesù. Il 2019 è un anno in cui faremo delle scelte molto importanti, molto determinate, e ci porteranno lì dove Dio ha stabilito. Questo produrrà dei cambiamenti straordinari che richiederanno sicuramente un prezzo da pagare, richiederanno un costo da parte nostra a dover rispondere a questa spinta, a questa chiamata che Dio ci ha rivolto. Sta a te entrare nella chiamata e quindi entrare nell'elezione che Dio ha stabilito per la tua vita, che è per tutti in realtà, ma che non tutti purtroppo rispondono. Io voglio incoraggiarti con questo video ad ascoltare bene ancora di più la voce di Dio per la tua vita, la chiamata che ti sta rivolgendo, per poter entrare in maniera definitiva in quello che Lui ha stabilito per la tua vita. Una buona giornata.